Da Bagnara Calabra, comune della fascia tirrenica della provincia Reggina, parte un messaggio di speranza e di legalità per le donne vittime di violenza. Un bene confiscato alla criminalità organizzata diventerà infatti un centro dove le donne potranno trovare un aiuto concreto. Su input dell'assessora al welfare Silvana Ruggero, l'ente ha partecipato al PON 2014-2020 del Ministero dell'Interno, aggiudicandosi un finanziamento di 1 milione di euro. Un comune, quello di Bagnara, che negli anni scorsi ha dovuto fare i conti sia con il dissesto finanziario che con lo scioglimento per infiltrazioni mafiose, ed è per questo che l'istituzione del centro antiviolenza, il primo nell'Interland reggino, è un messaggio di riscatto per la comunità. L'orgoglio è quello di alzare Bagnara, riscattare Bagnara, perché la memoria ci insegna, la memoria passata, che Bagnara ha avuto un consiglio comunale sciolto per condizionamenti mafiosi. Oggi credo che Bagnara si stia riscattando e con questo progetto, che nel giro di 24 mesi verrà realizzato, fa sì che Bagnara, si parli di Bagnara oltre che delle bellezze paesaggistiche e culinarie, anche di una Bagnara onesta, di una Bagnara pulita, e che Bagnara non è mafia. L'iniziativa ammessa al finanziamento è stata curata e redatta dal Patto Territoriale dello Stretto, società per azioni a capitale pubblico che entro 2 anni si occuperà della progettazione esecutiva dell'opera, un'opera che andrà a servire tutto il territorio della zona tirrenica per tutelare le vittime di violenza di genere. Quindi noi pensiamo di essere intanto in linea con il cronoprogramma, perché la fase di progettazione era cadenzata nel terzo e nel quarto trimestre del 2019, quindi siamo in perfetta linea, per cui noi pensiamo che entro i 24 mesi l'opera verrà realizzata e verrà consegnata. Angela Panzera per la CNews 24.